Mimmo Dana. Sì, Mimmo Dani, dite. Buonasera, sono Cirillo, l'organizzatore della Vallina. Cirillo? Cirillo, sì, sono Raffaele Cirillo, l'organizzatore della Vallina. Non mi ricordo, signor Cirillo. Buonasera, sentite, qui Di che si ieri tratta? sera non veniva a fare a Sacra Antonia, ma non siete venuti. Magari a Festi Piazza. A Feste Piazze, hai imparato pure l'anticipo, ma non organizzatore, dice in Napoli. Ma voi non siete venuti Come a... si chiama l'organizzatore? Come si chiama l'organizzatore? Un momento, Giacchè, come si chiama l'organizzatore? Alfonso Come Gemito. faccio come si chiama? Alfonso Gemito si chiama, fu organizzatore a Napoli questo. Si è pigliato pure l'anticipo. Ma scusa, qui parlano con il manager mio, capito? Parlano con il mio manager. Sentite, per tutto quello che dice Però io voi. non ne so niente di questa cosa. Sì, ma hai È esagerato 5... Sì. possibile che non l'avrà passata la data a me, il mio manager, ma si vede che non l'ha dato proprio, Ha già capito, ma a questo Alfonso Gemini. ha già capito, ci ha già dato 5... Sentite, ma passa proprio a Valerio, o padrone di tutta cosa, capo. Boh, passa proprio a questo, un momento. Si parlava, venite a capo. Chi è? Sto cantando al telefono, capo, venite a capo. Sì, ma non vi sento bene. Pronto? Pronta? Mettetevi più vicino alla cornetta. Pronta? Pronto? Buonasera. Buonasera. Buonasera, Valeria, buonasera. Signor Valerio, non ne so niente di questa cosa perché c'è una mia gente che Ha già segue capito tutte tutto? le feste di piazza, le Ha già capito cerimonie, eccetera, no? tutto quello che decide voi. Sentitemi un momento. Voi ieri sera dovevate venire qua a fare la festa. Ne abbiamo fatto il figuro in merda con tutto il paese. Perché se stanno i manifesti, voi state tutta parte. Io ho già cacciato 500 euro in tasca, mi dandete. Sì, vabbè, ma non vi affliggete, diciamo, io non ne so proprio niente, voglio dire, Io non è sto... che cambi manna, ritto, sto fatto, e non fosse venuto, anzi, quelli sono sordi che uno perde, voglio dire, non è che a Sentite, uno sentite. vigi c'era una data e uno rifiuta, perché già la fatica non c'è sta, voglio dire. Allora, sentite a me, io senza offesa sono una persona seria e umile. Voi c'erate i sordi pure. Io si è già dato 500 euro in A bicepa. chi l'avete date precisamente? A questo che si chiama Gemita, a fondo, è un in Napoli che viene... Alfonso Gemini. È Gemita, Gemita, vuoi stare a dicere? Dico, come si chiama? Gemini oggi? Gemma, Alfonso Gemma. Affonde Gemito, è un organizzatore di Napoli. Gemini, comunque ci capite che è un po' stempiato lui, capite? Bravo, Non me lo ricordo. te un carruso, sì, un carruso, bravo. Ci ha già dato 500 euro, d'anticipo, perché ha detto che mi portava a Mimmo Dar. Casa hanno stuccato tutto il paese, perché Mimmo Dar, qua non mi è arrivato. I manifesti, scusa, i manifesti, chi ve l'ha dato? Lui, proprio personalmente? Allora, sentitemi a me, Mimmo Dar. Allora, noi abbiamo fatto qua la festa a Avellino, Sacri Palla si chiama il paese. A Sacra di Palma. No, a Sacra Croce da Sera l'abbiamo fatta, a Sacra Allora, Croce, o Paparongino. Ruce da Silvia. A Sacra Croce da Sera, bravo, d'accordo. Io ho già parlato a Fonte Gemito, quando mi ha chiesto che c'è Mimmo Dar, mi ha fatto parlare con questo certo Nicola, a telefono, tu Nicola, mi ha fatto fare un bordello, mi ha fatto chiamare un certo Bosello. Bosella, e chi c'ha zic? Bosella era un impresario mio, vabbè comunque è anche sempre un impresario, che comunque mi Sì, ma chiama, mo no? ditemi una cosa a me, Mimmo Dar, a me mi ha mandato 500 euro a casa. Ma io ve la chiamo a no? E chi me l'ha da mandare? Io a voi ve l'ha già mandato e a me me l'ha da portare, perché sono una persona seria. Allora, voi con queste cose siete pratico, no? Diciamo delle clausole giudiziarie, voglio dire, Io perché sono comunque pratico. a parlare con me. Ma io sono una Non so persona... niente, voi se vi siete fidati di certo Alfonso Gemini, voglio dire, non è colpa Sì, mia. ma io mi sono fidato di Alfonso Gemito, su Bosello e su Nicola. E tutti e tre mi ha già fidato, perché io ho già parlato con sto Nicola al telefono. Allora scusa, perché io non ne so niente di questa cosa, le cose se le riguardo tutte Nicola, perché non chiamate a Nicola, vi do il numero Mi e hanno vi faccio dato un parlare. numero vuoto in questo preciso istante. Io vi sto dicendo che non me ne importa manco di 500 euro, sangue la colonna. Ma che voi ieri non siete venuti, io paese, che ci dicono? Mi stavano aspettando tutto quanto. No, scusate, ma a me da amica, che vuole, perché mi sono presentato io? Avete firmato un contratto? Che Mi ne so, dovete come avete. dare... Allora, Ha tante... firmato questo Nicola, ha firmato. Ma se mi ha portato la carta firmata per Alfonso Gemito quando mi ha portato i manifesti. Ma voi a me mi credete che io non ne so Io niente? vi credo, però mi da fare cortesia, mi dovete mandare i 500 euro a Mi casa. chiamate proprio a me che non ne so niente, io lavoro con questi impresari, loro mi passano la data e io vado a cantare, voglio dire, avete capito? Atta, allora perciò hai fatto la canzone a chiappa te, perché Sì, cacchiappata?
Io comunque più di venire a lavorare perché sono sordi che si perdono, anzi mi sto incazzando pure mo, perché mo chiamo a Nicola e glielo dico. La tabuffe parola mi ha dato tutti i 500 euro. Siamo con Alfonso Gemini, non ha dato l'impegno. Allora, signore, come vi chiamate? Io mi chiamo Valerio a servirvi. Valerio? A servirvi. Valerio a servirvi? No, a servirvi significa a servirvi, no? Faccio borrielle, Guglielmo. Scusate, non avevo... Io mi chiamo... Allora, sentitemi a me. Io ogni anno, dico la verità, aggiù fatta a sagra... Ma sentite a me? Sì. Oh, aggiù fatta a sagra lo ruocala. Oh, ogni anno. E aggiù chiamata a Gigione mio figlio. Sì. Però mi hanno sfastriato, sembra che la canzone che fanno loro, cara mamma, che... E a campagnò. Che stanno, volevo fare una cosa in alternativo. Volevo chiamare voi, a Mimmo Tana. Sentitemi a me. Allora mo vi faccio sparagnare 500 euro, però ad allucai ad arricere a chiappa te. Come arricere a chiappa te? A parola vostra, a chiappa te. Ma viva voce, come te dico, viva voce. Stanno andando tutto quanto, ma siete sono dei casi di voi. Sangue la colonna, nemmeno questo volete fare per 500 euro. 500 euro, poi non li volete giù, Rico. No, ma ad arricere a chiappa te. Ma poi l'anno che viene mi chiamate, Rico. Ti chiama pure tra i misi, però arricere a chiappa te. Pubblico, popolo, a chiappa te. Piena guerra in capo. Piena febo, ostendria, guaio. Mi stai giù, che farandello, ci vuoi parrello, guaio. Piena guerra in capo.